Sindaco Enzo Ferrandino, la bellezza e il successo dell'opera di Iorit macchiato da un episodio increscioso. Qual è la sua opinione su quanto accaduto? La mia opinione qual è? L'opinione che Ischia è un grande paese che a più riprese sta dimostrando qual è il suo vero spirito, che è uno spirito di inclusione, è uno spirito che bolla e ripudia il razzismo, è uno spirito di una popolazione sana, consapevole, che riesce a dare il giusto valore a un'opera d'arte come quella che si sta realizzando alle nostre spalle. Di questo io sono particolarmente contento. Stamattina abbiamo partecipato ad un evento che è stato organizzato qui presso il liceo e ho potuto ascoltare inorgoglito gli interventi dei giovani che hanno rappresentato in maniera encomiabile qual è l'approccio e la valutazione che gli ischitani stanno facendo di questa bella presenza di Iorit, di quello che sta realizzando sulla facciata del liceo Buchner. Tutto il resto secondo me non ci deve appassionare più di tanto, e va bene così. Penso questa sia stata una gran bella pagina della storia della nostra comunità. David Laizza, che cosa pensi di quanto è accaduto in questi giorni? Io volevo insomma evitare di entrare nel vivo delle polemiche, perché è un pensiero molto mio personale, oltre perché conosco il ragazzo e quant'altro. La mia vorrei che nascesse una riflessione per tutti. Il gesto è indiscutibilmente gravissimo ed è giusto prendere le dovute, non solo le responsabilità, ma anche le dovute conseguenze. Però io chiederei a tanti educatori, a tanti intellettuali, a tanti critici della nostra comunità, se è giusto poi parlare di un ragazzo di 16 anni descrivendolo come un disagiato, come un coglione, come un disadattato e tanti termini che ho letto in determinate chat, o di voler soffermarsi sugli errori grammaticali e non pensare al contesto in cui nascono determinate cose. Se ancora si può parlare liberamente di fascismo, di razzismo e si può essere superficiali su questi temi, forse un po' di responsabilità vanno ricercate, almeno al mio modesto parere, nelle istituzioni, nella scuola e quant'altro. Io, se penso a me sedicenne, penso a un grandissimo polemico, non capace di confrontarsi con gli altri, che voleva avere sempre ragione, una persona estremamente comunista e cattiva. Chissà, qualcuno dirà forse non è cambiato niente. Però una persona, sicuramente un ragazzino che non aveva ancora un'idea ben formata, che ancora doveva formarsi. I 16 anni sono l'età della formazione e se si è buttati in un tritacarne di offese e di commenti così volgari e superflui, non si fa altro che peggiorare. Invece io credo che tanti educatori, tanti intellettuali, le tante forze sociali della nostra isola, a questi giovani che non hanno ancora un'opinione formata, devono dargli una mano a trovare un canale, a trovare dei momenti di aggregazione e di confronto. Questa è la mia visione della politica e della società. Quindi io sto al fianco di Marco, lo dico chiaramente, nell'errore che ha fatto e nelle giuste responsabilità e conseguenze che deve avere. Sto al fianco di Giorgi, che è un grandissimo artista e una grande occasione per la nostra isola. E sto al fianco di tutti per dire che il fascismo è una merda, come il razzismo, ma come anche coloro che usano sempre termini offensivi. Perché essere in disaccordo non vuol dire insultare, secondo me.